Squala, chiama Rondinella. Squala, chiama Rondinella. La strada è libera, potete andare. Ripeto, la strada è libera, potete andare. Presto, ha tutta l'aria di essere un'auto di contrabbandieri. Qua le cose si stanno complicando. Passo. Ferma là, che siamo dalla polizia. Ferma! Siamo dalla polizia. E cos'è che state ascoltando? Della musica? E guardate, brigadier! Non, signore, quale musica? Io sono un radioamatore, io mi chiamo Topo Veloce, volete sentire? Topo Veloce chiama Penna Gialla, rispondete! Rispondete! Brigadier, Penna Gialla è un mio fratello e carissimo amico, si chiama Nicola. Nicola, ma siete? Come stai? Bene? Ah, mi compiaccio, io pure! Siete... Me l'hai fatta la pasta con il padone! Brigadini, mi fa la pasta e il padone, mio amico, che è la fine del mondo! Come dici, non me l'hai fatta! Ma come, tu sai che a me mi piace la pasta con il padone! E non me l'hai fatta! Ma chi è che ti crede di prendere in giro? Tu a me non mi imbrogli mica, sai? Sei un contrabbandiere! Io? Brigadini, le sigarette se ne ho accattato da baccare, io non ne fumo! Nicola, senti? Qua ci sta una linea tutta incasinata! Mi raccomando, non ti dimenticare di farmi trovare la pasta con le patate! No, pasta e cece, no! E saluto per tutti gli amici del CP! Aspira, Nico, qua ci sta un'amica che vorrebbe parlarti! Brigadier, ce l'ho fatto un salutino al mio amico Nicola! Bene, va bene, ho capito! Agli ordini, brigadiere! Sti napoletani, tutti terroni! Comandi! Ma vaffanculo che la fesse mamma! No, 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 io sto parlando con te! Come? Ma quale babbo? Da fesse esorata! Squalo chiama Rondinella! Squalo chiama Rondinella! La strada è libera, potete andare! Ripeto, la strada è libera, potete andare! Da questa parte, don Vincenzo Tramontà. Lo sono venuto a fare una visita. Questo posto è di Napolitano. Pigliate un chiate bene prima che un fuochietto a mano. Io non prendo ordine da nessuno, e tantomeno da voi. Noi siamo in 10 e voi soltanto 2. Ma tu sei avvocato. E con me chi hai perso la causa, avvocato. Stavolta avete fatto una cazzata, don Vincenzo. E ve la farò pagare. Cazzata? E giro te lo pagare, noi. Marinato,
Ho capito. Regate, guaglione.
A cravatto, con c'è? Pronta! Ecco qua! Come bel, è un babarum. Ho vestito marro, te l'ha gestirata io. Grazie. Che bello padre che tengo. Sei tu bella papà. E un caffè? Maron, mi sono scordata. Vado, corro, volo. Provo del razzino, mo piglia là un caffè. Ma voi romici. Brava, brava. Mamma, ho un appuntamento con Roberto. Mi vado a vestire. Non fa tardi. No, sta tranquilla. Allora mi vado, non ti le patate. Due chili di pomarola e chili di pomarola. Ma che te faccio oggi? Pomarola a grattella, sì, va bene? Ah, sentite, tenete pure il cipolla. Mi rado un chili di cipolla. Amici, casto il caffè. Un momento. Grazie, Conge. Conge, va più o panara, va? Sì, subito. Signora, Roma già sparto, o panara, va? Va, va, porto, o panara. Va bene, a un giorno, è cominciata la giornata, facciamo una bella croce, io. Buongiorno, amici. Uè, buongiorno, Camili. Buongiorno. Buongiorno. Uè, voglio, guarda vai. Sono Antonio Esposito, ha già parlato con Don Vicenzo. Ah, e Don Vicenzo ha già dato, ad venne. Ma perché mi vedete così? No, vedete, è che io... è un caso urgente. Perciò siamo venuti qua. Ah, giù capito. Volete a Don Vincenzo, avete fatto un guaccio. Ma qual un guaccio? Noi siamo già sposati da un anno regolarmente, figuratevi. Sentite freddo? Sì, sì. E trasit, fate l'introduzione. Grazie. Via, mia, c'è permesso? Uè, si c'è può. Permesso, c'è permesso. Un momento, pulizzatevi prima le scarpe, qui non si sporca niente. Sì, subito, ecco. Pulizzatevi. Non ti preoccupare. Ecco, benissimo. State tranquilli. Che giornata che è schiarata. Nata processione, ci va protezione, chi spara, chi si sposa, mi raccomando i tappeti, non belli scarpe sali, no, no. Quelli sono tappeti persiani, piano piano, trasiti piano piano, e mettetevi qua, sedetevi qua, bello, quiet, è quello che mi raccomando, non sporcate. Ma non vi preoccupate, solo prima mi fa ambressa. Mamma mia, ma i giovani d'oggi vanno tu quanto hai preso, voglio che la mamma fa un mese, mettete 10 mesi, che hai fatto un palloncino che ho un piglio, io boffo, un po' di calma. Mangiatevi un biscottino mentre vi chiamo a Don Vincenzo. Sì, stai calmo. Ah, benedetta gioventù. Stai calmo. Vedrai, sistemiamo tutto. Don Vici. Don Vici, fuori ci stanno riguagliù. Quando parla con voi, mi hanno fatto bene, l'hanno fatto tra sì. Stanno in due salotto. Bravo, hai fatto buono. Che bello caffè. Faccio che buono, Solis ci può aiutare. Buongiorno. 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 Ma tu vai camminando così? No, visto il costume e scena. Sapete, io sono un disoccupato e disorganizzato. E non trovando lavoro, mi sono messo in una banda musicale. Ma potevo mai rifiutare? No, il lavoro non si rifiuta, accomodate. Che va già a servire? Rombici, hai da sapere che un anno fa, per ci sposare, non ci stava una sorta. E allora ci ha fatto un reputo con Don Salvatore Buffalo. Ho conosciuto. Mai visto. Da allora in poi, io non l'ho potuto chiudare. E allora interessi oggi, interessi domani. Da 200.000 lire siamo arrivati a 1.000.000. E che avessi a fare? No, vai, non è chist. E caro Salvatore, ha minacciato a mia moglie. Ha ritta che se non papà, prima struppe a me. E dopo se fa a mia moglie. Che l'ha incinta!
E a dove trovo, sto Don Salvatore Bufala? O bangare vigna. Ah, fu un vignatore. Sì, sì. Andiamola a trovare. Grazie, grazie, non vi sia. Grazie. È stato comodo, signore. Grazie, ascoltate grazie. Un momento. Hai visto, non si è di... Ah, su, io esco. E a dove vai? Accompagna Sivaglione a un posto. Un'altra causa da difendere. Ma quando fornisce fu mamma santissima. Ma vuoi capire che tempo so cagnato. A su, vedi, nella vita ognuno nasce con un destino. Con una croce da portare. E che sei la croce mia? Eh già, tu non cambierai mai. È troppo tardi. E adesso se cambiassi nessuno mi rispetterebbe più. Ma tu ti credi che a me mi fa piacere fare queste cose. O appena un mestiere. E sa da sapere fa. Ma state buona su. Aspettate le sigarette! Sigarette, per favore, tengo pure tre stampine! Già, ma accattate a me, tengo pure palmare! 500 di Roma a Signore, accattate a me, li amo! Buongiorno, Nanine! Buongiorno, buongiorno, nonna mamma! Buongiorno, Don Vincè! Uè, buongiorno, voglio! E che fai, a scuola non vai tu? Ma quale a scuola? In un giorno addivento con Mabullo, mamma santissima. E ai a scuola non erano dispiacere a mamma d'oro. Tu devi lavorare, non è chiuso di embrei mamma santissima. Ciao. E laureare, sono tutto disoccupato. Siamo arrivati, Don Vince, è proprio qua dietro. Vabbè, andiamo, signore. Ecco pure a Papa Giovanni, a Papa Giovanni. E voi di là, e voi di là! Buongiorno! O papo dopo, voi di là! O papo polacco! Accattatevi voi di là! O papo dopo, signora. O papo dopo! Accattatevi voi padre della Maroccia! A Giovanni, a voi di là! E come faccio a pagare 20.000 lire di interesse? Che la pensione che pegli che non mi ha fatto manco per mangiare! Dovete pensarci prima! Quando vi servono i soldi, venite qui a buttarvi in ginocchio e a pregare i santi del paradiso! Facitemi parlare solo a me, voi non parlate mai! E poi quando si tratta di restituirlo ogni scusa è buona. Non è come dicete voi, no? E che la cifra con gli interessi si è raddoppiata. Insomma, dovevate pensarci prima. Ma l'interesse è troppo alto. Che date via. E non ce la faccio più. Andate, 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 ricordatevi che martedì scadrà. Pensate di provare i soldi. Questo era un bello fratello e me. Via, via, andate via. Buongiorno, non mi gente. Buongiorno. Don Salvatore Buffo. Sono io. E che desidera? Sono Vincenzo Tramontano. Ah, sì, ho già sentito il vostro nome. Anch'io il vostro. E che volete? Parlarvi. D'affare? Ma diciamo di sì. Di che si tratta? Sto tratta di lui, povero guaglione, che ci hanno un debito con voi. Non tengono soldi e non vi possono pagare. Mi sono spiegato. Don Vincenzo, io so che avete una certa influenza su chi ancora crede a certe gerarchie. Ma questo è un banco di pegni e gli affari che si trattano qui dentro riguardano soltanto me e nessun altro. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Avete parlato d'affari, ma la parola giusta adesso ve la dico io. Questo è un furto. Ma come vi permettete? Io come mi permetto? Tutte le questioni che toccano la povera gente sono cose che riguardano solamente a me, personalmente. Ma voi venite ad insultarmi perfino in casa mia! Peppino, Oreste! Ma chi sono sti lui fotiente e merda? Addoia! E crei i soldi, buono! Togliti di mezzo! Non mi occupo! Tu sei Salvatore Bufalo! E tieni il corno tu e che la stupa le mamma! Vieni con me, che esci fuori, a me è merda! Vieni, vieni! Che non ti guarda, non sapete! Casino chiamaca! Cornacchiatona, affamatore della madre accetta! O venite a chi sto, si chiama Bufalo! E tieni il corno! Quanto c'era da sti qui? Qui scendemela lì! E te cadete, di! 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 Mi ha cacca tutto il manichino.
E quando chi stucchiamo che merda va cercando i soldi a voi, venite a me. Parlato con me. Non ho papà, si mi minacciano, venite a me. Vatte. Va, va, vatte. Guagliù, oggi avete dato parola e tra un mese sarete sposi. Ma papà fa un più bello sposalizio in Napoli. Roberto, ti daffi la cosa più cara che tengo in coppo mondo. La cosa più cara è rindo cuore mio, Maria, la piccerella mia. Omme, omme. Non vi preoccupate, papà. Conce! Conce, ma come stai rindo la cucina e non viene a fare un brindisi sei Roberto e Maria? Concetta, concetta. Don Vici, ma che c'è fa? Voi lo sapete di me emozione. Voi non piangere che stiamo festeggiando qua, eh? Sì. Maria, figlia mia, io mi sono sposata, ma tu avevi tutto un bel lavoro. Ma insomma, la volevamo fermi o no? Signore, che facite, che agni? Chi lo matrimonio hanno fatto? Ma sapete, uno si cresce un figlio con l'impressione che sia sempre un bambino. E come si dice, il tempo è inesorabile, poi il bel giorno si accorge che non lo è più. Certo, Roberto ha avuto una ricca ciorra. Grazie, compà. È la verità. E noi ne siamo onorati. Ma capirete, io e mia moglie adesso resteremo soli in casa. Ma io non ho capito, ma questa è una festa o un funerale? Oh, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, Roberto, vuoi per mio. Certo, solo ai funerali, Santa Chiagna. No, sapete come si dice, non c'è un matrimonio che non si piange e non c'è un funerale che non si rido. Uomo si funerale a mese che sono malauri, che sa da solo brindare e scherzare. Viva Roberto, viva Maria, tanta felicità, tanti auguri a papà. Vediamo, su, su, auguri, auguri. Auguri, compà. Gemo, ma anche stai in nota, stiamo quieto. Oh, che guazzabuglio. Ma ha torto quando è? È stato di. Che lo sta casa non porta male. Robè, ci sta quell'amico tuo. Qui, Arcangelo, io ti aspettavo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. E auguri, Robè. E falla accomodare, Robè. Robè, ma a casa, chiama. Ma che vuoi sta zitto? Buongiorno. Buongiorno, papà, questo è l'amico mio più caro, si chiama Arcangelo. Va assottato, ecco, vieni. Offrire da bere. Buongiorno. Io mi siedo qua, Robè. Sì, vabbè, tu vuoi. Un po' di champagne. Coscia forte. Ma che... Ecco. Auguri. Grazie. Auguri. Ma via, Arcangelo! Chi sei? Buongiorno. Buongiorno. Hai ma che hai fatto sotto a lui? Ma che ti fa? Ma come tu puoi fare che hai avuto un cazzotto là? No, quello mi sono truccato un pochettino. Ma che sei truccato? Che ne tua trotto quanta strana? Ma che strana, strana? Sei, sei, l'ultima amore. Aspetta, torta! Ah, oh, bravo! Questa la Madonna Vincenzo, Madonna Assunta, questa papatina. È buona sta torta, eh? Bravo, con c'è. Doni, avevo pigliato sta chitarra a mano, avevo fatto sentire una canzone. La torta te l'hai bagnata, piglia la chitarra e faccio sentire una cosa. Le vado, vado. Ma come vuoi fare un pulicino? Disposizione. Andiamo, qua io, mettiamoci in poltrone. Dai, venite, su. È buono, ma... Signore, che vacanti, ah! Buona sta torta, E chi la vedevo meglio per il bicchiere? Una pranzo squisita, auguri di vero cuore, papà, di vero cuore. Sì, sì. Consultate da una che la fai va bene, no? Dedicato agli sposi. Va bene. Ma ricite per poco, ma che sta succedendo a Santa Lucia questo fatto della finanza? E che da succedere, compa? Non ci danno un attimo di pace. Si sono messi in testa di distruggerci. Ma non sanno che se a Napoli distruggono il contrabbando, succede la rivoluzione. Lo credo bene. Ho tutta sta gente che fa questo vestito. Mezzo milione di persone vive di questo pane. Poi c'è stata la disoccupazione.
non c'è un posto di lavoro. Comunque, compa, chi se non spauracchio ogni tanto l'hanno fatto. Poi si stancano, si calmano e si aggiusta ogni cosa. Bevito, compa, bevito. La saluta vostra. Ah, la vostra, compa. Vita mia, oi cora, e il tuo cora, si strada, ovri m'amora, ovri per lungo la terra e per me. Ma gli sposi! Finanza non ci ha dato pace. E come dice Roberto, non vicino. È venuto pappavalla sotto e si è fatta notte. E voi che avete fatto? E che dovevamo fare? Quello è già stato un miracolo che abbiamo portato in salvo gli scafi. E va bene. Ci vogliono distruggere. E che se n'è giornata amara. Mettete a posto i scafi. Non può piacere, tenissimo un pacchetto di Marboni e Morris. No, sigarette non ne tengo proprio. Ma con me, ma vado a fare, c'è sta. Tengo i dentifrici, o sapone per barbo, tabacco e preservativi di tutte le misure. Che sigaretto, vo'? Ecco, da già, dice il figlio mio, fai una pip. Ma guardalo, vo', la situazione è critica. Ma comunque non vi preoccupate, eh? Da un momento all'altro aspettano imbarcati importanti. Don Vici, voi lo sapete, ma vi sempre servite. E lo faremo ancora. Ma capirete. E creatura a casa, buon magnano. E creatura, eh? E creatura ci pensi. Casa la franca di denaro. Facete mangiare creatura. E io vi ringrazio, Don Vici. Guagliù, diamoci. Grazie, Don Vici. Serva vostra. La raccomando, e mi gamma, guaglio. Dammi una minerale, cicci. Non mi ci. Non mi ci. Buongiorno, padre Stefano, che è successo? Non mi ci. Non sacrilegge. Beh. Stanotte hanno rubato la corona della Maronna. Voi che Maronna state dicendo? Ma che dici? Raccontami. Non mi dice, guarda figliolo, prima di chiudere la chiesa abbiamo controllato tutto come sempre e la corona stava ancora là. Eh beh, non sapete chi è stato, un indizio, un sospetto? Vi prego, vi scongiuro, voi siete un uomo devoto, fate qualche cosa. Vabbè, aspettatemi in da chiesa. Vieni, papì, vieni. Maronna. Voglio, avete visto la cena lì? Sta là. Grazie. Gennari, siete. Agli ordini, Don Vici. Sta già parlando, cino un po'. Subito. Bravo. Uè, l'armeso!
S'hanno rubato la corona della Madonna dentro la chiesa. Sì, lo sai. Lo sai? E sai pure chi se l'ha pigliata? Sono parecchi giorni che vedo certi zingari a cattura. A me se l'hanno pigliata loro. Sei sicuro? No. Ma... sì. Non ho capito. E sai a dove stanno? Beh, fino a ieri sera stavano in mezzo alla piazza, in da quelle case che ruota sotto. Sta bene. Grazie, generale. Non vi c'è, io vengo con voi. Vieni, vieni. Tu che vuoi? Parlarvi di affari. E credo che la cosa vi interesserà molto. E allora? Poche chiacchiere, zingarini. A corona la maronna che ti è pigliata, addosso. Vattene, tu zitto! E va bene. Moce pensiero. A sbadu me no grisires! L'ordine non orare. Fatta una bella rombotta. Corona la Marotta. Non vi preoccupate, la corona arriva! State calmi, abbiate fede! La corona della Madonna sta qua, chi se l'ha pigliata si è già pentito.
Vincenzo! Padre, adesso siete voi che dovete fare un favore a me. Sta venendo, buongiorno, papà. Buongiorno, voglio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, bene. Grazie, Robici. Ma come avete fatto a questo buio? Le vie del signore sono infinite. Papà, ma come facciamo a uscire con questo mare? Questo è forza 5 perlomeno. Hai ragione, papà. Ma la nave aspetta, appena ho tempo si acconcia, andate sotto. Don Bici, appena è calma, scivo. Vabbè, vai a prendere un caffè. Grazie. Vieni, papà, vieni, andiamoci a mangiare a questo ristorante. Che la Santa Maria sono chiusa a provare i vestiti per un matrimonio. Vieni, vieni. Gli interessi sono troppo alti. Che diavolo, papà? Vi ho detto chiaramente a quale condizione... Denaro. Avete accettato, firmato. E allora, di che vi lamentate? Ci penserà Don Vincenzo a farmi ragionare. Dettevi, non posso pagare. Ci penserà Don Vincenzo a farmi ragionare. E che c'entra lui con i soldi che mi dovete? Non voglio più sentirlo nominare qui dentro. Fuori, fuori. Andiamo fuori. Fuori, non ho tempo, non ho tempo. Tornate con i soldi. Fuori, andiamo, andiamo. Non ho tempo. Oh. Avvocato, accomodate. Guarda, Don Salvatore. Ma avete visto che gente? Non se ne può più. Sembra impazzita. È tutta per colpa di quel maledetto Mamma Santissima. È appunto di questo che vengo a parlarvi. Di Vincenzo Tramontana. In un certo senso. Ascolto. Ho bisogno di un prestito. Ah, ma non mi avevate detto che si trattava di Vincenzo Tramontano? Vincenzo Tramontano, d'accordo. Non credete. Vi chiedo scusa. Procediamo con ordine. Voi sapete benissimo com'è la situazione del contrabbando qui a Napoli. Insomma. In questo momento la finanza ha stretto i freni e sul mercato non si trova una sigaretta a pagarla a peso d'oro. Così. Vincenzo Tramontano si è assicurato un buono da 50 milioni. Deve ritirare la merce domani. Sì, ma io... Io conosco il posto e il panfilo che deve portare la merce. Sì, ma scusate, io che c'entro con questa storia? Ma perché? Non avete motivi di risentimento nei confronti di Vincenzo Tramontano? Se ho motivi di risentimento, lo strozzerei con questa mia mano. Lo strozzerei. Mi ha messo contro tutto il quartiere. E ora, capirete, per farmi pagare dalla gente dovrei ammazzare una persona al giorno. Ma ha rovinato. Ha rovinato. Anch'io ho dei motivi per vedere questo vostro amico rovinato. Sentite. Sono in grado di avere un buono per la stessa somma. Ma mi servono 50 milioni. 50 milioni? Avvocato! E chi ce l'ha 50 milioni? Io non c'ho una lira. Ci sarebbe un guadagno netto di 100 milioni da dividere in due. Ma il carico è uno solo. È Vincenzo Tramontano. Arriverà dopo che noi abbiamo prelevato la merce. E voi siete così sicuro di poter arrivare prima? Al 100. Statemi a sentire. Non vici! Non vici! Non vici, faccia parlare! E parla! Non vici, sono partito l'uomo nell'avvocato! Stanno andando a caricare! Ma tu che stai dicendo? Non vici, io non faccio mai una bucia, per una parola mia d'onore! Ma non è possibile, o buono tengo io, scarica per stasera. Non vici, vi dico che all'avvocato si è procurato un buono e l'uomo ne già stanno tutto quanto a mare. Non vici, ma vi da fidare me. Qui papà, ma quelli non sono gli scafi dell'avvocato. Ti date scafa, ma arriva sotto la nave prima e loro, diavolo! Corrite, facciate a me! Andate via! Andate!
Pronto, papà, mi ascolti? Pronto? Papà, pronto, rispondi, passa. L'ho visto, va bene. Resta alla mia sinistra. Mantenete così. Aumentiamo la velocità, papà. Noi montiamo rapporti più piccoli. Vai, giro. Guardi puro, li riprendiamo in poche minuti. Ehi, guarda là, chi ci stanno arrivando? Sono che scapperò vicino. Figli e zoccolo, non ci fanno paura! Gamba, vai giù! Gamba più forte, la gamba più forte! E si dovrei che vai più forte! Hanno voglia di correre, ma c'è facile masticato, convici! E stanno pigliando, si è più veloce! E vi loco, non potete preparare, convici! Più veloce, forza, vai! E stiamo avanti a po', lascia, domanda che mi fa! Pronto, papà! Dacci disposizioni! Bene così, mantenete la rotta, non vi preoccupate! Più forte, ah! Papà, da qui li vediamo bene! Saranno non più di 7-8 uomini in tutto! Mantieni ancora la rotta, aspetta il mio segnale! Vabbè, potete andare! Andiamo fra, pigliamo la scia e tagliamo la strada, sto struzzo! Molto bene, brava, così. Andiamo, vuoi un po' più veloce, forza, va! State pronti al mio segnale! Intanto il chip! Devo fare che si è bloccata l'elica, Bernardo! Madonna, Madonna! A noi pure si è bloccata l'elica! Bene, e ora fanno una fiscata! Guarda qua! Sento ricciato con mano serpente! La maglia mi crede! Il viaggio! Abbiamo fatto, voglio! Fanno pure tanto! Ha notato, voglio! Stasera! Urno d'o! E a chi ha già salutato? A chi sto a menare niente? C'è la moto con Fascista, lei! Pula tanto a Napoli! Ma tu che dici, c'hanno da no? O me ne è merda! Tieni a corno! Urno d'o! Tieni a corno! Papà, noi andiamo direttamente sotto la nave! Bravo, tutto a posto, sempre così. Chiamata la finanza, cagello, vai un! E ti mano a Napoli, sono cari le sigarette! Cagliamo, è qua! A me come! Ehi! Buongiorno, vieni di Covivo, per piacere! Via che? Via di Vico Vivo!
ti accompagno io. Voglio qui a dove è una casa, i soldi metti chi? Grazie, come siete gentili voi ragazzi di Napoli, bravo. Scusate, ma siete inglesi? Ma vuole inglese? Io sono qua su un tuo compaesano, sono di Martina Franca, pugliese. Ah, andiamo, ti seguo. Voglio i posti caletti, non fumo. Fumo la pipa. Uè, gattamotte, giornalino mio, quando viene un fatto il giorno. Di nato da centrascine, capito? Ciao Gennarino, ciao Elena, dove vai? Accompagna sto signore a una posta, tu che stai facendo? Stavo studiando, ma è venuta questa pazza a gridare sotto il balcone, Gennarino è un mio, ma chi è? Tutta sporca, com'è volgare? Vente vosso, tu a chi se non lavori più? Ma tu che vuoi? Hai capito? Ma chi sei? Sono un fidanzato. Sì, e ti pare che Gennarino si metteva con una volgare come... Volgare a me, i taccini! Aiuto! Ma non vi vergognate! A casa! Se vieni un'altra volta ti faccio arrestare! Signore, dite a vostra figlia che a Gennarini è o mio e se avete un'altra volta la giro! Ma che è successo? È successo di tutto. Ma tu hai capito? Quelli ci volevano fregare il carico. E se non fosse stato per Gennarino l'avrebbero fatto. Ma quel ragazzino come fa a sapere sempre tutto? Chi, Gennarino? Quello è una specie d'angelo custode. Ma invece che stare dietro a uno solo, sta sempre dietro a tutti quanti. Ah. Oh, però parliamo di te. Che hai fatto ieri? Sono andata con mia madre a provare l'abito da sposa. Ah, e come ti sta? Sai che queste cose non te le dovrei dire. Perché? E perché no? Oh, ma che sono queste stupidaggini, Maria? E invece sai che facciamo? Andiamo alla sartoria e me lo fai vedere. Ma tu sei pazzo? Ma scusa. Come si dice? Ai pazzi bisogna sempre dire di sì. No, Robè, vieni, no, vieni, dai. Robè. Forse tu che non c'è inganno, signore, vi faccio vedere la carta. Eccolo qua, il masso quello che vince, l'altra carta aperta, l'altra pure aperta, signore. Ecco qua, puntate, prego. Puntate le mani, ecco qua. Il signore ha vinto. Oh! Ecco qua, signore. Ti vuoi accompagnare o no? Ma che stai giocando? No, questo non ha vinto. Ma a caso vincono un uovo ne so. Tu e che ne so? E qui, scoprite la carta e l'asso quello che vince, signore. Ecco, questo è l'asso, signore. Davvero, voi avete perduto, il signore ha vinto. Benissimo. Hai visto, signore ha vinto. Oggi si mangia, ho vinto. Un attimo su. Ecco qua che vi faccio vedere il gioco. Questa perde. E l'asso quello che vince, l'altra carta pure perde, signori. Ecco qua, non c'è tutto e non c'è inganno, signori. Ecco qua, è solo stress, qui c'è tutta l'onestà. Ecco qua, signori, puntate, prego. Io il gioco aperto, signori, fuori la moneta. Ecco qua che cosa. Io punto su questa carta. Ecco, 20.000 lire per voi. Vi consiglio anche a voi di puntare 20.000 lire pure per voi, signori. No, 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 io punto qua. 20.000 lire pure per voi. Ma io ho giocato su questa carta. Ecco, adesso copro pure a voi, signori. Un attimo solo, un attimo solo. Voi non avete coperto la scommessa. Tutti per piacere. La scommessa, la volete voi. Ecco qua che copro pure a voi. Ecco qua, si scoprono le carte. Il signore ha perduto. Ecco, il signore ha vinto. Lo sapevo io, ha visto? Lei è un consigliere fraudolento. Prego, signore, il signore è molto fortunato, è ingiornato. Bravo, ritti! Bravo, bravo. Non insistere, però. Un attimo solo che il gioco riprende, signori. Ecco qua che ve lo faccio rivedere. Ecco, questa carta verde è sempre l'asso quello che vince, signori. Ecco qua, puntare, prego. 20.000 lire a coprire, vado a coprire. Un attimo solo che copro, signori. 20.000 lire. 20.000 lire. 20.000 lire. 20.000 lire. 20.000 lire. 20.000 lire. 20.000 lire per voi. Ricordate che a vincere, io raddoppia posti, io raddoppia posti. Solo a così non ci sono fatti per tutti. Scoprite, prego. Oh, mi dispiace, il signore ha perduto. No, il signore vorrà vincere. Porca puttana, lo sapevo io. Ma mi devo rifare. Mi devo rifare. Questa volta mi rifare. Ecco qua. Allora, è sempre l'asso quello che vince, quest'altra carta. Ma vado vicino. 40 su questa carta. Coprire le 40, signori, subito. Sono 10.000 lire. Copro pure le 10 sue. Un attimo solo che vengo a coprire. Eccole qua, le altre 10.000 lire. Scoprite le carte. Scopri. Oh, il signore ha perduto. Hai visto? Si vinceva, si vinceva. Ora per colpa tua ho quasi finito i soldi. Ma dove vogliamo puntare? Qua. No, 20 qui. Signore, per piacere, i soldi si devono prendere. Fuori la moneta. Fuori la moneta. 20.000 lire su questa carta. Qua. Benissimo, signore, che vengo. Ma volete coprire? 20.000 lire per lei, ho coperto. 10.000 lire per lei, ho coperto. Scoprire le carte, ecco qua. È l'asso per le carte. Porca, c'è il pacchinotto romarino, puttana. La giurì. Ecco qua, e beh, c'è andata via. Ma qui c'è un imbroglio, c'è. Qui non c'è imbroglio, è sempre l'asso quello che vince. Gatto, ma vinci. Qui c'è tutta la messa, riprende il gioco. Che state sfortunate, che ci volete? Mi dispiace, il signore è sfortunato come me. Il signore si rifarà, guardi, io le faccio rivedere il gioco. Ecco qua, questa perde, quest'altra pure perde. È solo l'asso quello che vince, signore. Eccolo qua, è solo un gioco di destrezza. Qui c'è tutta la messa. E fammi vedere l'asso, porca puttana. Ma
Cazzo di disgraziato, questa volta di fatto. Vince, signore, solo l'asso, puntare solo all'asse, solo un gioco di destrezza. Ecco qua, io gliela faccio pure rivedere, ecco qua. Quest'altra verde, quest'altra pure verde, ecco qua. Ultimi! Sta massimo! Vendi qui! Stia carta a prego, i soldi sopra, signore, i soldi sopra! Ecco qua che vengo a coprire, un attimo solo per conto. Le 30.000 lire, ecco qua, le altre 20.000 lire pure a lei, signore, ecco qua. Vengo a coprire, un attimo solo, mi scoprito le pare. 10 per lei, ecco che scopo, il signore ha perduto ancora, purtroppo mi dispiace. Ma vaffanculo a San Bascione e tutta la mia puttana mamma che ti ha crescita a prisa, che da grande disgraziata. Qui c'è un imbroglio. Signore, mi dispiace, qui non c'è imbroglio. Come no? Mi dispiace, qui c'è un imbroglio. Con mamma abbiamo visto la cucina. Ah sì? Sì, è bella, sai, però è troppo grande. E quanto costa? Parecchio costa. Ah. Tanto prima o poi papà me la compra. Sì, sì. Guarda, Roberto. Io voglio vedere il vestito. E là c'è il negozio. Ah, qual è il negozio? Quelli, andiamo. Roberto, ti prego, lo sai che porta male? Ma no, dai, Maria, queste sono stupidaggini. State a cortare la macchina. Buongiorno. Buongiorno. 20.000 lire pantalone e magliette, signore. Facciamo 50. Niente da fare, abbiamo un listino preciso, signore. Facciamo 40. 20.000 lire, prendono o lasciate. Grazie, però. Ti ho zitto, lei. Affondite, chiatella, che ci facciamo. 20.000. Mi dia pantalone e magliette. Vengo, mi devo rifare. Sono come faccio a tornare a casa? Ecco qua, signore, il gioco riprende. Si ricordi bene, è sempre l'asso. Lo vede quello che vince e questa perde e questa vince. Eccomi qua, puntare, signori, prego, puntare. 20.000 qui! 20.000 lire qua! Ecco, non mi fregate questa volta, vi tengo d'occhio! E cari pruni! Aspettami un momento, ecco qua! Ma vince! Zitto tu! Sei iettatore! Che vengo a scoprire le carte, signore, eccole qua, questa carta qua, vediamo un po', questa ha perduto, la carta del signore Puzzo. E si non su! Sei vignato, Cristoforo Colombo! Mi gioco il cappotto! Divento il cappotto! Quanto mi date per il cappotto? Il cappotto, Fabrizio! Il cappotto! 10.000 lire per il cappotto, vi stanno bene? 10.000! 10.000 per il cappotto! Vi date a vendere 10.000 lire, che è meglio per il cappotto! Eccole qua, puntate, signore! Gioco, 20.000 lire! Devo fare! La madama! Madama, chi è la signora? Gioca pure lei? Aspetti qua che arriva! 10.000 qui! 10 qui e il cappotto, mi gioco tutto. Venga con noi. Come venga con noi? In questura. È bella, ma... piace. Maria, scusa un poco, ma chi la paga questa roba? Papà. Ah, allora è bella. Signora. Grazie. Vita mia, quanto ci aspetta ancora? Nato poco. Contrabbando è un mestiere difficile. Ma voi mi avete detto che il buono ve lo sareste procurato pure voi. E io me lo sono procurato, no? E allora? Perché non avete fatto lo scarico? Perché quel figlio di puttana di Vincenzo Giamontano ci ha fottuto. Voi mi ci avete messo in questa situazione, voi mi ci togliete. Sì, vi ci toglierò, non vi preoccupate. Ma come? Quando? E allora i miei soldi? Prima o poi li riavrete. Prima o poi? A bocca, voi scherzate. Io i miei soldi li voglio subito. Mo. Ma scusate, voi volete vendicarvi di Vincenzo Tramontano o rivolete i vostri soldi? Io mi voglio vendicare anche di Vincenzo Tramontano. Ah, allora vi offro la possibilità di ripagare al vostro Mamma Santissima con la stessa moneta con la quale vi ha offeso. Noi lo possiamo colpire nel suo onore. Nell'onore? È tutto nei crismi della legalità. E come?
Se la legittima difesa è ben preparata, il giudice assolve il condannato. Buongiorno, signor commissario. Buongiorno. Buongiorno, novità? Signor commissario. Qui c'è l'elenco delle persone che l'hanno cercata. E lì c'è quel signore che l'aspetta. Buongiorno. Ti ho detto tante volte che le chiamate me le devi mettere su. Buongiorno. Prego, prego. Grazie. Signor commissario, sono venuto a fare una denuncia contro un certo Vincenzo Tramontano. Oh. Ha appuntato, scrivi. Comandi, signor commissario. E come vi chiamate voi? Salvatore Bufalo, e tengo un banco di pegni in via Chiesanova. Uè, tu stai scrivendo, eh? Eh sì, signor commissario, che scrivo. E qual è il fatto? Il fatto è che questo Vincenzo Tramontano è un mamma santissima. È venuto nel mio banco e pretendeva che un mio creditore non mi pagasse. Il vostro cappuccino, commissario. E voi che avete fatto? E io che ho fatto? L'ho pregato di andarsene. E lui prima mi ha picchiato e poi si è messo a gridare a tutto il quartiere che non mi pagassero. E che se succedeva qualcosa si rivolgessero a lui. Naturalmente avete un certificato medico, no? Ma che certificato medico? Ah, non siete andati in ospedale? No, no, qua all'ospedale, no. Il fatto più importante per me è che ora nessuno mi vuole più pagare. Ah. E che lui mi ha mandato a dire che ritornerà. Come sa? Lui mi ha detto che quando ritorna mi ammazza. Eh beh, vabbè, che ci volete fare? Qui tutti credono che sostituirsi ai poteri dello Stato sia la cosa più semplice, più comoda, senza sapere che facendo così non fanno altro che finire sempre più nella merda e nell'anarchia. Comunque andate a firmare la denuncia e se questo Tramontano dovesse ritornare ci penso io a mandarlo a Poggio Reale, non vi preoccupate. Grazie, commissario. Buongiorno. Ci metta qui una firma. Buongiorno. Ma non fare esistenza. Ma come volevo dire che sono innocente? E poi fatemi parlare col commissario. Ah, aspetta da lei, non da muovere. Scrivo con lei, gioco d'azzardo. Signor commissario, io qui non ho capito niente. Ma chi è questo? Che cosa ha fatto? Gioco d'azzardo, commissario, ma fa su ripulisto noi. E si capisce. E allora? Ma che allora è gioco d'azzardo? Ripulisto io? Io scendo dalle stelle, signor commissario. Sei il bambino Gesù che scende dalle stelle. Come bambino Gesù? Mi trovavo in un vicolo, mi trovavo. Mi hanno ripulito di tutto. Cappello, maglietta, maglione, pantalone. Sono rimasto solo con il cappello e il mutandone. E fai schifo. Grazie, signor commissario. E per giunta non ho più neanche un soldo. E stasera non so dove devo andare a dormire. Oh, se per questo ci penso io, non ti preoccupare. Se non hai soldi lo sai dove ti mando? Dove? A Poggio Reale. Che cosa è, un albergo? È una specie d'albergo. All'hotel Poggio Reale. Allora sai che facciamo? Facciamo un buono per una persona per Poggio Reale, ti fa piacere? D'accordo. Signor commissario, non si potrebbe avere... Ah, vuoi anche una donna, Poggio Reale? Magari, certo, signor commissario. Certo. Grazie, signor commissario, allora, pure una donna a Poggio Reale. A Poggio Reale. Grazie, signor commissario. Siamo uomini, no? Bene, accompagnalo a Poggio Reale, sì. Va. Avanti, su, vieni con me, dai. Signor commissario, ma a Poggio Reale chi è che deve andare? Io o lui? Tu ci vai a Poggio Reale. Ah, è la coperta. Te la mando io. Benissimo, grazie, signor commissario. Mia, mia. Oh, niente, per queste cazzo di merda. Ma vedo... Mannaggia, la miseria. Tommasino. Allora, dispone tu. Tutte persone di fiducia, eh? Sì, un tavolo per una dozzina di persone. Sì. Sì, sì. Stai tranquillo. Papà, senti. No, andate dalla ragazza che papà c'è da fare. Sì, ma noi volevamo... Via, via, dopo, dopo. Scusa, c'erano i ragazzi. Tommasino, i soldi sono come l'onore. Quando uno l'ha perso, che lo può più riavere? Per ora Bufalo lo sto tenendo buono con una proposta che per lui può essere favorevole. E poi... Ma che, se dicono certe cose, Tommasino? Sì, bisogna riconoscere che Bufalo non è nato fortunato. Una disgrazia gli può sempre capitare, no?
Aspettammo un segnale. Vai là, lei, sei. Vai, va. Qui nessuno può sentirti. Mio padre mi starà cercando. E lascialo cercare. E quando ti troverà, maledirà quel momento per tutta la vita. Perché? Io non capisco. Di che state parlando? Non capisci, eh? No, non potete farlo. Non potete. E moverim che te ne corna. Per carità. Scappa, scappa. Per carità di Dio, che volete fare? No. E dove credi di andare? Non vi prego. Scappa. No. Per carità. No. Come vi avevo detto, la fatica è tornata. Ecco qua i vostri. Vai, questo è per te. Questo è per te. A disposizione. Questo è per te. A me, grazie. Ma dopo buon voglio, buonanotte. Ci vediamo domani, arrivederci. Amici, correte a casa. La figlia vostra non si sente buona. La figlia è la mia. Amici, ma che è successo? Qualche cosa? Da un occhio a paranzo, papà. Sì, sì. Vieni, voglio qui. Via. Non è niente, è solo lo spavento. Figlia mia bella, non è niente. Non è niente, sentite il dottore. Allora, dottore. Dottore, parla. Donna Su, la ragazza è grave, devo chiamare l'autoambulanza. Ma voi che state dicendo? Ora non mi sento. Ho una forte emorragia e il cuore non mi convince. No, no. Ho telefono, dottor, da questa parte. La ricezione, per piacere. Mi dai un po' d'acqua, per favore. Sì. Ho sete. Adesso non mi vuoi più, vero? Ma che dici? Io adesso ti voglio più bene di prima. Ho solo voluto bene a te, sai. Lo so. Solo a te. Sì. Noi dovremo rimanere sempre assieme, hai capito? Apri l'armadio. Portami la scatola che c'è dentro, per favore.
Aprila. Aprila. Il tuo vestito. Invece te la metterai e sarai la sposa più bella del mondo. Te l'avevo detto che portava sfortuna. Far vedere al fidanzato l'abito da sposa prima del giorno della nozze. Vita mia. Ho freddo. Stringimi le mani. Sì. Ho freddo. Rubè, giurami che mi vuoi bene. Mi lasciare, non ci vedo più. Aiutami. Non è niente, aiuto. Sì. Calmati. Calmati, vai. Non è niente. Non ti vedo più. Vita mia, non è niente. Ma non ti vedo più. Aiutami. Buono. Fretta. Buono. Non mi lasciare. Fretta, aiutami. Adesso passo. Calmati. Fretta, aiutami. Aiutami, Rubè. Buona, Maria, buona, adesso passo. Non mi lasciare, Rubè. Aiutami. Vita mia. Calma. Adesso sta arrivando il dottore. Vita mia. Maria. Maria. Perché non mi rispondi? Maria! Maria! Maria, rispondi. Maria, dottore! Maria! Maria! Dottore! Sì! Robè, lascia! Donna, sì, coraggio. Ma voi che state dicendo? Maria! Figlia mia. Assassini! M'hanno ucciso! Assassini! Chi ha fatto questa? Era meglio visse che non fosse mai nata. Avete ragione. Divertiamoci. Beviamo. Beviamo. Godiamoci questa bellissima serata. Questo giorno di festa. Ma chi fa il vino? Cameriere, portaci del vino di Cagnano. Le bottiglie che vuoi. È proprio contatore. Ma bella ragazza, come c'è Dio? Aspettate che trovo. Ehi, ma c'è sta troppa folla, vero? Vabbè, ma che ne posso fare? Sì, questi l'hanno conosciuto. Stasera mi sento proprio un altro. Passami l'olio. E tu sbrigati con quel pesce e ricordati anche il vino. Prendiamo. Vogliamo prendere noi due, eh? Alla sopra. Le do il più prossimo.
vogliono i vermicelli, va bene? Sì, che volete? Sì, sì, i vermicelli a vongole. Tanto per voi i vermicelli a vongole. Va bene. Mi raccomando la cottura. Ecco qua, qua sta il gragnano. Oh, finalmente. Portane un'altra. Vabbè, amore, ci pensi. Ma che sto facendo? Pronto il commissario Negroni. Vincenzo Tramontano andrà stasera al ristorante Il Pescatore per uccidere Salvatore Bufalo. Follie dobbiamo fare stasera. Bevete, bevete, fatemi compagnia. Thank you.
state calmi, che non vi succede niente a voi. Pure tu stai calmo. Bufalo, si sai una preghiera, dilla. No, non sono stato io, non so, l'avvocato è stato, te lo giuro, dammi c'è, sono testa dei miei figli, l'avvocato è stato, lui! Dov'è, scurnacchia? Si tomi! Salvatore Bufala! E mo non t'abbasso una preghiera! Che stia fine che fanno l'uomo e merda. Oh. Amici, che hai da fatto? Vai da pensare solo a scappare. Niente, voglio. Due al ristorante, gli altri con me. All'ospedale, presto. Guaiù, aveva ragione Don Vicenzo. E mamma santissima. O fornisce in galera, o campo santo. Rimane tutto quanto a scuola. Tu resta di piantone qui. Ti manderò il giudice e l'autoambulanza. A ballate, cantate, stasera è festa grande. Ridete, divertitevi. La chiamo che se ne chiude la coppa a terra. Yeah. Avete visto? La ballamme, forza! Fiamma, cantate! Cantate! Cantate!